Allora, grazie innanzitutto a Varese News per aver raccolto il nostro invito alla conferenza stampa di questa mattina. Devo dire che comprendo che sia comunque un atteggiamento duro, fastidioso e repressivo quello di ricorrere alle sanzioni al codice della strada per rimettere ordine in una situazione come quella del parcheggio della stazione di Gaggiolo. Però la situazione era diventata assolutamente ingestibile ed intollerabile. Nel momento in cui ci fosse stato un incendio o comunque una richiesta di soccorso da parte della stazione, nessun mezzo di soccorso sarebbe stato in grado di raggiungere, diciamo, i binari o comunque l'interno della stazione a causa del parcheggio selvaggio dei lavoratori frontalieri. Addirittura ultimamente le auto parcheggiate arrivavano, fino alla SP3, alla rotatoria all'incrocio con la SP3. Rilevata questa situazione non più gestibile con la polizia locale, abbiamo deciso comunque di intervenire in maniera massiva e in maniera decisa. Non era assolutamente intenzione del Comune di Cantello quello di fare cassa, perché se così fosse stato, le pattuglie della polizia locale si sarebbero recate nel parcheggio, ben più tardi delle 6:30 e le 7, orario in cui hanno eseguito pattuglia, per ben 15 giorni. Hanno cercato di spiegare ai lavoratori frontalieri che comunque sarebbero state levate delle sanzioni. I lavoratori hanno comunque lasciato le auto in divieto di sosta per più giorni, reiterando quindi un mancato rispetto del codice della strada, e per cui abbiamo deciso di intervenire in maniera sempre più dura. Siamo passati dai 70 verbali di settimana scorsa ai 2 di stamattina, quindi la situazione devo dire che finalmente siamo riusciti a risolverla. Purtroppo però la vicenda ha assunto dei contorni assolutamente non più tollerabili con la presentazione di due cartelli con degli attacchi personali verso la mia persona e il mio ruolo che io per prima e l'amministrazione comunale che rappresento non abbiamo più nessuna intenzione di tollerare. Quindi d'ora in poi ci sarà tolleranza zero per chiunque si rivolga al sindaco e all'amministrazione comunale con offese, minacce e insulti, come è avvenuto in questi ultimi giorni, tramite cartelli, tramite mail, tramite telefonate in comune, in cui veramente la misura della tolleranza è stata ampiamente superata.